Ok, buonasera a tutti, benvenuti e bentornati su questo canale Twitch. Scusate, stavo guardando il microfono anziché voi, ragazzi, la pazzia. Vabbè, sarà l'orario perché sono le 20:36, quindi ho qualche minuto di ritardo perché su Instagram, dove mi chiamo 896 Sabri, vi avevo detto appunto che avrei fatto una diretta intorno a questo orario, dalle 20 alle 20:30. Quindi, bando alle ciance, io direi di cominciare e di riprendere da dove abbiamo lasciato. Seconda volta questo mese. Le relazioni commerciali sono già difficili senza che sparisca la merce. La vostra frustrazione è comprensibile, monsieur. Se fossi in voi, io chiederei che si apra un'indagine. Vi prego, me ne occuperò io e parlerò subito con monsieur de Saint-Maxin. Vi ringrazio, monsieur Blanc. Almeno so di poter contare sempre su di voi. Ok, vediamo un po' cosa ci tocca fare. Segui Gerard. Bonjour, très cher. Vediamo se gira a destra. Amico mio, il carico è stato rubato da questa nave. E sono ansioso quanto voi di ritrovarlo. Sì, monsieur, è un vero guaio. Io... Ecco, voi che suggerite di fare, quindi? Io so solo una cosa. Quel demonio si è vestito come me e ha imitato la mia firma. Vi immaginate? No, monsieur. L'immaginazione non è mai stata il mio forte. Se ciò non vi disturba, potrei... vedere i registri. I registri? Io interrogherei il capitano. Se la ciurma è corrotta, scommetto che lui non è da meno. La ciurma sicuramente è corrotta. Ok. Corrompi le guardie della nave. Bellissima. Ok, non dovremmo avere... Ok. Torna quando vuoi. Seduci il capitano, attenzione. Perché abbiamo il vestito da signora, quindi possiamo fare queste cose che col vestito normale... Siete voi il capitano di questa nave? Sì. Capitano Carlos Dominguez, al vostro servizio. Posso parlarvi in privato, capitano? Come posso dire di no a una splendida creatura? Venite. Ok, dobbiamo andare ai suoi alloggi, attenzione. Pensavo fossero giù. Sareste così gentile da dirmi cosa è successo con il carico di Monsieur de Saint-Maxin? E perché volete saperlo, eh? Bah, non temete, mio angioletto. Il carico è arrivato alla sua giusta destinazione. Posso offrirvi da bere? Scommetto che questo è il miglior vino di Madeira che abbiate mai assaggiato in vita vostra. Se insistete, capitano. Certamente. Vi assicuro che non ne troverete di migliori in tutto il nuovo mondo. Mi affascinate. Davvero. E se ne è andata con le morte. Trova le merci rubate. Ok. Se io salgo... Ah, non posso perché ho il vestito da signora, attenzione. Quindi dobbiamo andare normalmente. Diciamo.
Non è stato difficile. Il tipo è uscito di nuovo. Vi sono terribilmente grato dell'aiuto, Mademoiselle du Grand Pré. Ma come siete riuscita a... Ah, non importa. Vi prego, dite a vostro padre che gli accorderò un notevole sconto per l'accaduto. Però volendo potremmo, ma veramente per ora non posso usare un altro, però possiamo fare un altro ricordo. Potete stare tranquillo, monsieur. Il carico sarà consegnato in tempo. Direi che dovremmo tutti ringraziare San Nicola. O forse un angelo custode, monsieur. Ah, Aveline. Suppongo non sia la compagnia di tuo padre ad attirarti qui. Vi lascio quindi ai vostri affari privati. Aveline, i documenti che hai trovato a bordo della nave. Ho riconosciuto un nome, Rafael Joaquín de Ferrer, un nostro nemico. Non so che cosa ci faccia qui, ma non può trattarsi soltanto di normali furti. Che posso fare? Uno degli schiavi informatori di Agathe dice che parteciperà a una serata di gala alla villa del governatore questa sera. Indosserò il mio vestito migliore. O il peggiore. Secondo me. Tranquillo, Gerard. Riuscirò a scoprire che sta tramando. Nel frattempo, posso suggerirti di familiarizzare con la villa del governatore. E magari di trovare una via d'accesso più discreta. Non temere, Gerard. Penserò io a tutto. Un'altra cosa. C'è una piccola casa in vendita vicino alla villa del governatore. Sarebbe perfetta come spogliatoio. Ti dispiacerebbe comprarla? Obbedisco agli ordini, Monsieur Blanc. Ci manda a comprare una casa, signore. Ok. Attenzione, ripeto due cose, voi forse non lo vedete perché c'è una faccia sopra. Il mio primo spogliatoio. Quindi questo è di proprietà. Attenzione. Mettere di nuovo quello da schiava. E dobbiamo trovare il modo di entrare alla villa. Vediamo. Attenzione, dobbiamo seguire il metodo. Ok, ricordate, questi beni vanno consegnati all'entrata sud subito dopo il tramonto. Ecco, con questa avrete accesso alla cucina. Ok, dobbiamo andare a vedere. Non ti conviene sapere come li spenderò. Vediamo. Ok, dobbiamo trovare l'ufficio del governatore senza farci individuare. Vediamo un attimo se è vestito da signora. Oddio, sì. Ci vediamo con me. Sì, abbiamo fatto bene a scegliere questo abito.
potrebbe essere un ufficio. Con gli spagnoli sotto controllo, l'uomo della compagnia potrà finalmente raggiungere il suo scopo. E se voi ci aiuterete, faremo sì che gli errori di Santo Domingo non si ripetano qui. Farò tutto ciò che posso per darvi il possesso della colonia. E la vostra missione potrà contare su molti uomini, purché teniate fede alla promessa. Le risorse sono scarse ora e io devo rimanere in carica come governatore. Se i nostri piani fossero mai scoperti... Calma, calma, governatore. Temo che questa cospirazione vi dia alla testa. Terremo fede alla nostra promessa, purché facciate lo stesso anche voi. È tutto sotto controllo. Contate su di me. Bene. Allora andrò a godermi questa deliziosa festa. Mm-hmm. Stasera brindo alla morte della confraternita. Dobbiamo combattere con l'abito da sposa, da signora. Non è una buona idea. Avreste sacrificato il bene della colonia per una cospirazione templare, governatore. Grazie per i guerrieri. Dovrei chiedervi io perché. L'ordine è il futuro. I templari manterranno la colonia francese. I templari manterranno la colonia templare. Perché De Ferrer cerca uomini? Rivelate i suoi piani e fate ammenda. Non so nulla dei suoi piani. Dovevo mandargli schiavi e vagabondi, quelli che potrebbero ribellarsi contro... Contro quelli che si oppongono all'oppressione e reclamano la vita che gli spetta. Riposa in pace, governatore. Ciao, ciao. Che stava facendo? L'avete visto? Si stava contorcendo per terra, da morto. Il governatore è morto! Allarmi! Allarmi! E che problema c'è? Ok. Si combatte. Ok, ma bellissima sta cosa. Allora, possiamo scorrere tre bersagli selezionando e deselezionando con X. Poi uccidiamo premendo qua. Troppo facile così. Mi stava fregando, maledetto lui. Obiettivo sbloccato, sequenza 1. Ok. Attenzione, sono passati 2 anni da quando Evelyn ha eliminato il governatore Dabbadie. Durante questo periodo non ha trovato alcuna traccia dell'uomo chiamato Ferrer, i cui piani minacciano la gente di New Orleans. Ok, quindi sono passati già 2 anni. Ok. Primo indizio trovato. L'ultimo indizio.
Vediamo il terzo. Non qui. Forse là. Sì. Mettiamoci qui. No. La sola. Incontriamolo. Eccoci qua. Obiettivo sbloccato, regina della palude. Ok. Boh, siamo arrivati dal nostro maestro. E io direi di staccare qua questa puntata. Siamo arrivati dal nostro maestro. A quanto ho capito si chiama Agathe. Non lo ricordo prima di questo capitolo di Assassin's Creed, quindi scopriremo parlandoci la prossima volta cosa ha da dirci. E quindi io vi ringrazio per aver visto anche questa puntata, anche questa volta, spero che vi sia piaciuta. E vi rilascio con un'altra diretta che farò sicuramente domani, quindi ci vediamo domani. Spero comunque di pomeriggio o di sera a quest'ora. Ma per capire bene l'orario a cui ci sarò, seguitemi su Instagram, mi chiamo 896 Sabri e trovate tutte le informazioni nelle storie. Quindi io vi saluto anche Evelyn e ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie per aver visto la diretta.